quasi tempo di vigilia in casa Virtus Ariki Salerno, qui al Palalongo, per avvicinarci al match di recupero valido per il 18° turno del campionato di Serie B Old Wild West. Si gioca mercoledì con Cassino, al mio fianco Baba Carsei e Baba per commentare il momento della Virtus Ariki Salerno, partendo dalla vittoria netta, direi, di domenica con Formia. Sì, diciamo che abbiamo giocato una partita che è veramente importante per noi, perché ci serve per crescere ancora molto, perché abbiamo una serie di partite che vengono, che sono partite molto importanti, molto difficili, quindi per questa vittoria, cioè, possiamo ripartire bene anche per la partita che sta per venire contro Cassino. Parliamo subito proprio della partita con Cassino Baba. Chiaramente questa situazione è molto particolare perché al netto di quella partita, o meglio, di quella parte di partita che si era disputata proprio nel secondo quarto, avevamo trovato un mini allungo che stava, come dire, cambiando anche le dinamiche di quella partita. Si riparte chiaramente in quella che sarà un'altra partita contro un avversario che nel frattempo ha inserito dei giocatori importanti e una squadra che è anche in salute. Parlo chiaramente di Cassino. Ma sì, questo ci abbiamo già pensato perché comunque non sarà facile. Cioè, eravamo già sopra Otto di punti. 8 punti Sì. e ora dobbiamo ripartire da zero, ma questo lo sappiamo già. Ma comunque è sempre una partita. Noi ripartiamo da zero e iniziamo a fare bene le cose e vinciamo sta partita. Ultima domanda, Baba, proprio relativo al momento di grande condizione, chiaramente di Cassino, ma anche nostro. È una squadra che cresce allenamento dopo allenamento e i risultati poi del lavoro in palestra, correggimi se sbaglio, si vedono poi in partita anche nell'ultimo match. Ma direi in generale in questo girone di ritorno è una Virtus che non vuole perdere punti e soprattutto che vuole dare segnali importanti in vista delle prossime sfide, quelle che, come dire, conteranno parecchio. Ma sì, cioè, noi in questo momento cioè, non vogliamo proprio perdere nessuna partita. È molto importante per noi vincere tutte queste partite, tutte le partite che vengono. Cioè, nel senso che nell'andata abbiamo un po' mollato su alcune cose, ma in questo momento stiamo lavorando bene e comunque abbiamo visto che le squadre non ci stanno regalando proprio niente, nessuna squadra. Quindi stiamo lavorando bene e stiamo provando comunque a fare bene tutte le cose finché finisce questo girone. Vabbè, io ti ringrazio come al solito per la disponibilità. Ricordo a tutti gli appassionati che il match di mercoledì alle ore 20:30 al Pala Virtus di Casino potrà essere seguito con audiocronaca a partire proprio dalle 20:30 sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Grazie ancora, Baba. Grazie a te, Carmine, grazie a te. Let's go!